Si tratta di un master con una forte vocazione manageriale, cioè destinato a formare persone che abbiano la capacità di gestire l'intero processo progettuale, quello che parte dalla definizione dei concept, passa per l'applicazione anche di questioni tecniche legate ovviamente all'uso dei software e all'uso delle tecnologie di stampa e o di produzione, e poi arriva a tutti gli effetti a un'articolazione del progetto nelle sue forme più disparate, quindi delle declinazioni che viaggiano sul video, con delle premesse che lavorano sul type design, eccetera, eccetera. Questo concept è legato allo sviluppo, alla brand extension delle Iene, la celeberrima trasmissione televisiva che di per sé sta subendo un percorso di appunto estensione del brand all'interno delle reti e fuori dalle reti Mediaset, percorso che cercheremo di supportare valutando per l'appunto ulteriori opzioni in una logica ovviamente di sperimentazione che permetta poi al nostro interlocutore, cioè a Mediaset, di confrontarsi con per l'appunto delle possibili scelte da fare nel futuro. Su una trasmissione come le Iene, lavorare comunque per un brand come le Iene è qualcosa di estremamente importante e penso anche stimolante. Perché? Perché le Iene è un cult, è un vero e proprio brand, quindi il fatto di utilizzare quello che può essere la sensibilità di un cosiddetto target, no, di riferimento, che sono poi i ragazzi che comunque approcceranno questo progetto, esserne in qualche modo il fautore dell'immagine di questo simbolo, di questo brand, penso che sia molto, molto stimolante per gli studenti. Sarà da pensare e anche da studiare sulla brand extension delle Iene. Sono le marche esterne che vogliono appropriarsi dei valori che citavamo prima, dei valori delle Iene, quindi che chiedono di usufruire di tutto ciò che è l'indotto percepito del marchio delle Iene per accostarlo al proprio brand. Quindi avviene un po', diciamo, il contrario di quello che solitamente siamo abituati a vedere. Nessuno di noi si aspettava inizialmente un progetto di questa portata, così rilevante come quello che poi siamo andati a svolgere, e dopo una prima visita aziendale subito abbiamo iniziato a lavorare con molto fervore, in particolare su tutta una prima fase di ricerca e di analisi che abbiamo mantenuto comune per tutta la classe. Recarsi in Mediaset è stato un passaggio fondamentale di questo progetto per poter incontrare di persona l'autore. È stata un'occasione, penso, unica, quella che ci è stata data, e poterci confrontare direttamente con lui su quelli che erano gli interessi della trasmissione, su quello che era lo scopo, su qual era il tipo di dialogo che la trasmissione si poneva, e comunque ha avuto anche l'aspetto fondamentale di poter visitare degli studi televisivi di quella rilevanza, cosa che chiaramente nessuno di noi aveva potuto fare prima e che ha lasciato una forte impronta a tutti, sia come esperienza in sé, sia come una base per poter poi procedere al lavoro di tesi. Svolta questa ricerca con, ripeto, molta attenzione, supportati dai nostri docenti, abbiamo poi iniziato a portare avanti i progetti singoli di tesi, e questi progetti sono stati curati da gruppi di 4-5 persone proprio per poter arrivare a dei risultati che fossero differenti tra di loro. Ogni gruppo ha appunto seguito una strada differente, e non limitandosi in molti casi a realizzare una brand extension, ma considerato anche il numero di persone che c'erano in ogni gruppo, è riuscito a concentrarsi su più aspetti particolari. In alcuni casi si è addirittura proceduto a realizzare un intero restyling di quello che è tutto il brand delle Iene, per solo in un secondo momento procedere a realizzare anche la brand extension. Tutti i gruppi sono arrivati a realizzare un proprio progetto personalizzato senza particolari difficoltà, anche in ragione del supporto che ci è stato dato dai nostri docenti estremamente professionali e preparati.
Questa comunque non reputiamo che sia una grande occasione per gli studenti dell'OIED, proprio perché si tratta innanzitutto di un prodotto conosciuto, di un prodotto che è diventato anche un simbolo, se vogliamo, anche proprio per, non solo per la televisione, ma anche, come si diceva prima, anche per il pubblico, per le persone.